Benvenuti all'approfondimento legato alle materie prime, con noi il nostro specialista Giancarlo Dall'Aglio. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno Emeric, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo subito Giancarlo, quali sono le materie prime su cui ti stai focalizzando? E annuncio, attenzione, perché per una volta il Dall'Aglio mi ha inserito anche il cobalto. Anzi, voglio partire, dire, sono talmente emozionato per questa cosa del cobalto che vorrei partire da quello, Giancarlo. Sì, Emeric, cominceremo, vista insomma la grande richiesta, con una rassegna delle principali commodities, fra virgolette, strane o comunque insomma meno utilizzate, più illiquide, che però rivestono un ruolo molto importante nella componentistica e quindi anche nell'economia mondiale. Siamo partiti dal cobalto, partiamo dal cobalto che vale circa $36,000 per tonnellata metrica, perché il cobalto ce lo ritroviamo praticamente anche nei nostri smartphone, no? Nei telefonini che utilizziamo, tra i 5 e i 10 grammi di cobalto in ogni batteria del telefonino, batteria agli ioni di litio. Tutto questo rende possibile la miniaturizzazione delle batterie, altrimenti avremmo i telefonini ancora del vecchio formato. Insomma, io sono uno di quelli che ha utilizzato il cellulare proprio agli inizi e avevamo praticamente dei citofoni al posto del cellulare, erano enormi, questo perché naturalmente le batterie venivano fabbricate con materiali diversi, con il piombo, e poi l'evoluzione ha portato alla miniaturizzazione sia delle batterie sia dei processori e di tutte l'altre, di tutto il resto della componentistica. Lo stesso avviene nel settore auto, si parla tanto di sostenibilità, si parla tanto di ecologia, l'auto diesel che, ricordi, prima si diceva è quella che inquina di meno, e allora ci avevano fatto comprare le auto diesel al posto di quelle infatti, benzina. Questa mi ricordo benissimo. Poi oggi le auto diesel non vanno più bene e si va a favore delle auto elettriche, ma a questo punto insomma è il caso di andare a fare delle indagini e proseguiremo anche nelle prossime puntate. Non per smontare l'apparato, però il cobalto inquina? Sì, il cobalto inquina, è il primo produttore o comunque uno dei maggiori produttori globali di cobalto è il Congo, dove vi sono molte miniere. Insomma, questa terra è stata, ha avuto la fortuna appunto di ospitare diversi giacimenti, però lì c'è anche un'estrazione con alla base un grande sfruttamento delle risorse umane. Un minatore che estrae il cobalto guadagna $2-3 al giorno, con rischi importantissimi per la salute, perché non vengano prese le precauzioni necessarie per estrarlo in maniera sostenibile, appunto. E quindi che cosa succede? Succede anche che si crea una distonia fra il prezzo del cobalto estratto in maniera industriale, che è quello di cui vediamo la quotazione ufficiale. Attenzione a maneggiare con cura questo strumento finanziario, che è vero che potrebbe vedere i suoi prezzi salire, ma che a causa di un aumento dell'offerta e a causa anche della concorrenza del cobalto estratto per via non industriale, quindi estratto per via artigianale, vedi Congo, ha visto i suoi prezzi scendere. Senti, ma come lo tradiamo il cobalto? Con un ETC? C'è il future? Com'è? Liquido? Il cobalto, in realtà ho scoperto che esiste anche il future all'LME, quindi praticamente quotato sul mercato di Londra, ma ma quello fa un prezzo al giorno, cioè tutti gli orari stradi. Esatto, quello che insomma ti ho mandato è un grafico lineare. Come ben sappiamo, il grafico lineare ci riporta le chiusure giornaliere, e quindi non si vede l'illiquidità dello strumento, ma se io ti facessi vedere un grafico giornaliero basato su una barra oppure su una candela, vedremmo dei trattini. Significa che appunto, come dicevi correttamente tu, a uno o due scambi al giorno è veramente molto illiquido e molto spesso, anzi quasi sempre, con dei gap fra il prezzo della giornata precedente e quello della giornata successiva. Il prezzo del cobalto era molto più alto all'inizio del 2019, il picco era stato raggiunto all'inizio del 2018, poi questo eccesso di offerta ha portato a un ridimensionamento dei prezzi, nonostante la domanda rimanga sempre fortissima.
c'è da risolvere il problema dello sfruttamento delle risorse in paesi come il Congo, paesi africani normalmente, ma anche alcune zone della Cina, solo gli Stati Uniti avevano fatto una legge per le proprie aziende, una legge che risale a qualche anno fa, mi sono documentato, in cui appunto si chiedeva il controllo della provenienza di queste materie prime rare, quindi anche del cobalto, per arrivare poi alla filiera produttiva. E quindi varie aziende, tra cui anche Apple, dichiarano appunto di tracciare la provenienza di questi metalli rari. Bisogna vedere se poi appunto questa cosa si fa oppure non si fa. Ci sono delle inchieste interne anche in altre aziende, vedi per esempio Samsung, perché la cosa sta diventando più importante, il problema sta esplodendo. Quando si parla di auto elettriche bisogna considerare anche che nella componentistica, sia della parte elettronica sia della parte delle batterie, vi sono delle componenti altamente inquinanti, cobalto, nichel, il litio, che prese appunto a sé stanti danno dei problemi. Si tratta, come al solito, di business molto 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 grandi. Tesla ha per esempio ultimamente dichiarato volesse sistemare anche in Germania con uno stabilimento importantissimo, stabilimenti giganti anche in Brasile e in Cina. Insomma, l'auto elettrica sta diventando un business enorme, anche perché insomma vi sono tecnologie che permetteranno poi di guidarle da remoto o in modo semiautomatico, ma tutto questo bisogna vedere insomma quanto incide sull'impatto ambientale. Lo diciamo qui in Italia, dove ultimamente sentiamo parlare di plastic tax per far cassa anziché di riciclo della plastica, che alla fine inquina meno del vetro se riciclata, e quindi fa un po' ridere, anzi bisognerebbe piangere insomma. Però la promessa è di approfondire naturalmente questi temi, Emeric, nelle prossime puntate, visto che c'è un interesse molto importante da parte dei telespettatori. Però la raccomandazione è quella di far molta attenzione, non buttarsi a capofitto pensando che i prezzi possano salire all'infinito. Ecco, il cobalto è un esempio, massimi relativi, anzi assoluti all'inizio del 2018, poi prezzi in discesa, altri massimi inferiori a metà del 2019 e adesso prezzi che si sono stabilizzati più o meno sui $36,000. La domanda resta fortissima, l'eccesso di offerta e soprattutto la concorrenza di questo materiale estratto in maniera non industriale naturalmente provoca un mercato parallelo vero e proprio per approvvigionarsi di cobalto. Va bene, andiamo avanti, dai, velocemente, che il tempo stringe, scoprissi che alleggia su di me, prego. Sì, diciamo che possiamo andare sui metalli, visto che rimaniamo in tema di metalli, andando a vedere il classico oro, che invece insomma è super liquido e su cui c'è un'esposizione net long ancora abbastanza importante da parte dei non commercial. Siamo però ancora in quel trading range stretto di cui parliamo da settimane, Emeric, cioè un trading range a cavallo dei $1,500 per oncia, 1,515, 1,480. Abbiamo avuto un minimo a fine settembre che per il momento resiste, non è stato più toccato. Il giorno dopo questo minimo uscì il famoso dato sull'ISM manifatturiero, molto negativo ai minimi da qualche anno per gli Stati Uniti, che aveva rilanciato le quotazioni dell'oro buttando giù il mercato azionario, che però poi successivamente si è ripreso. Il mercato azionario è andato a rompere diverse volte ultimamente i massimi assoluti. Settimana scorsa report sul mercato del lavoro americano, che ha confermato un'economia in forte sviluppo, anche se andando a disaggregare questo dato si vede che i posti di lavoro nuovi creati sono in settori non ad alto reddito, a partire dagli insegnanti a scendere fino agli addetti alle pulizie oppure ai conducenti di autobus. Insomma, i posti dirigenziali fanno più fatica ad essere creati in questa fase di mercato. Ecco perché il mercato insomma teme sempre che possano esserci ripercussioni dal lato dell'economia che possano andare a toccare le borse. La domanda quando andiamo a toccare il comparto delle commodity è duplice: A,
Trump è già in campagna elettorale? La mia risposta è sì, la mia risposta personale. No, la domanda è mai, ha mai smesso di essere è mai uscito dalla campagna adesso elettorale. Adesso c'è in maniera più incisiva e quindi probabilmente tutte le varie crisi che vengono create sono crisi, non dico create ad hoc, ma sono crisi che poi saranno risolte proprio nei mesi immediatamente precedenti a quelle delle elezioni, ricordiamo che manca un anno ancora, ma saranno mesi in cui sentiremo spesso parlare di guerra commerciale con il tira e molla, ce n'è stato uno proprio nelle scorse ore, da che sembrava che si dovesse essere pronti al mini deal con la Cina, ci si sta un po' tirando indietro, si fa un po' tira e molla, probabilmente perché appunto ancora manca molto tempo e fa gioco tenere ben presente agli americani che le crisi vengono risolte. Se venissero risolte fin da adesso, probabilmente poi se ne dimenticherebbero. C'è la questione impeachment, che è molto importante e che naturalmente vedrà questo argomento protagonista nei prossimi mesi, e naturalmente ci sono le questioni legate soprattutto al mondo delle commodities, dai preziosi, che sono in gran forma, oro e argento, alle commodities agricole, soprattutto la soia. Emeric, che è stata la più danneggiata in assoluto dalla guerra commerciale cinese, basti guardare le sue quotazioni che dalla metà circa del 2018, cioè quando si è innescata questa guerra dei dazi, ha visto le sue quotazioni in netto ribasso. Ultimamente c'è stato un buon recupero per due motivi: il primo è una diminuzione della resa per acro e quindi motivi legati strettamente all'offerta, e anche motivazioni psicologiche, soprattutto legate alla possibilità della conclusione della guerra commerciale. Ero in studio da te qualche settimana fa quando arrivò il lancio di agenzia che affermava appunto che la Cina eliminava unilateralmente i dazi sulla soia e sulla carne di maiale in ingresso. Questo naturalmente ha favorito le quotazioni, ma rimane comunque il problema di una incertezza. I mercati odiano l'incertezza, infatti negli ultimi giorni le quotazioni hanno ritracciato il problema di non conoscere esattamente quale poi, soprattutto per la soia, sarà il risultato finale delle scorte. Sicuramente potrà aiutare il dato di venerdì prossimo, quello dell'8 di novembre, il crop report, quindi domanda e offerta, e naturalmente avremo anche il dato aggiornato sulla produzione di soia per il raccolto 2019-2020 e anche la proiezione sulle scorte finali, che potrebbero essere viste in leggero ribasso ancora rispetto ai 460 milioni di bushel dichiarati nel mese di ottobre. Per il momento il mercato rimane sulle sue, rimane scettico, c'è volatilità bassissima, vedremo naturalmente venerdì alle 18 quali potranno essere i risultati, per cui attenzione, perché potrebbe esserci nuova volatilità su questa commodity proprio in quell'occasione. Va bene, allora abbiamo forse un minutino ancora, c'è qualcos'altro? Beh, c'è il caffè che... Dai, facciamo un caffè, tanto sì, ce lo chiedono sempre in tanti, prego. Sì, sta performando molto meglio, dai 93 centesimi di metà ottobre c'è un buon rally che ha portato i prezzi intorno ai 107, chiusura di ieri, e tra un po' c'è il cambio di contratto da dicembre a marzo, ma soprattutto aiutato dalla quotazione del caffè robusta, quello del Vietnam, perché i farmer, i grandi coltivatori sono restii a cedere questa materia prima, a venderla sotto costo, visti i costi molto bassi, e allora che fanno? Se lo tengono in magazzino e l'offerta che arriva per il cash, quindi per il caffè consegnato a pronti, nelle ultime settimane è stata a prezzi superiori rispetto a quella del future, anche quotata a New York. Ecco uno dei motivi della salita del recupero del prezzo, che potrebbe continuare questa ascesa almeno fino a 110-112,50 come prossimi target, e poi se si dovesse allungare ulteriormente fino a 118. Attenzione, perché il raccolto brasiliano rimane comunque molto abbondante anche per quest'anno, probabilmente sarà la prossima stagione a vedere un definitivo recupero della quotazione sopra i costi di produzione. Grazie mille Giancarlo Dall'Aglio, commodities trading.it. ciao Giancarlo, alla prossima. Grazie a tutti voi. Grazie tante. Ora andiamo in pausa, ma restate con noi, Forex Update a seguire.